grandi, una sfida che siete riusciti a vincere diciamo, convincendo anche con grande concentrazione, soprattutto siete sempre riusciti a passare in vantaggio tutte le volte che siete state raggiunte. Qual è la tua analisi, qual è la tua visione di questo match? Beh, devo dire che siamo arrivati qui, sapevamo che era una partita difficilissima, siamo entrate in campo concentrate, decise, perché volevamo fortemente questi 3 punti. Quindi, ripeto, siamo entrate da subito concentrate e secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, l'abbiamo veramente abbiamo interpretata nel migliore dei modi, secondo me, e come dici te, appunto, siamo andate sempre in vantaggio, quindi fino alla fine poi abbiamo gestito e devo dire che sono davvero soddisfatta. Per noi 3 punti importantissimi. Possiamo dire che comunque tra il primo e il secondo tempo c'è stato un cambio di passo, un cambio di marcia, ci sono state delle disattenzioni piuttosto evidenti, soprattutto nella prima frazione, cosa che poi invece non è successo nel secondo tempo. Il vostro allenatore vi ha messo a posto soprattutto questo aspetto difensivo? Sì, tra il primo e il secondo tempo il mister ci ha detto un paio di cose che si sono evidenziate in negativo e siamo entrate appunto decise e convinte appunto tatticamente e abbiamo ripreso l'assetto giusto. Siamo con Linda D'Alessio, una sfida che vi lascia molto amaro in bocca, soprattutto perché per ben 2 volte siete riuscite a raggiungere il pareggio e tutte le volte dopo pochissimo tempo siete andate nuovamente sotto. Poteva girare la partita, ma qualcosa è andato storto. Come hai visto la tua squadra e che tipo di prospettive ci sono per il futuro? Allora, amarezza perché penso che abbiamo fatto una bella partita, però prendevamo gol subito appena recuperavamo il risultato, con errori stupidi, perciò pure un po' il morale scendeva, perciò abbiamo faticato a recuperare ogni volta e potevamo vincerla o almeno pareggiarla, però è andata così. Avete comunque ottenuto la scorsa settimana una brillante vittoria in trasferta, l'impressione è che la vostra squadra stia lievitando, ci sono però troppi blackout, troppi cali di concentrazione. Sì, giusto, penso perfettamente come te, sì, facciamo gioco, tutte quante ci troviamo, giriamo, ma abbiamo blackout che cambiano, fanno la differenza un campionato di Serie C.